Ancora per i 200 anni dalla nascita di Dostoevskij, che ricordiamo nacque nel 1821, oggi affrontiamo un grandissimo classico contenuto in un immenso classico. Questo grande classico è La leggenda del grande inquisitore. Dov'è La leggenda del grande inquisitore? Qui. Dostoevskij, I fratelli Karamazov, volume 1 e volume 2. Classico fondamentale. La leggenda del grande inquisitore è un racconto e occupa la parte centrale del romanzo ed è un pilastro della riflessione filosofico-politica, filosofico-morale e anche della riflessione teologica, perché contiene uno dei grandi concetti, uno dei grandi campi di ricerca della teologia ebraica e cristiana, cioè il silenzio di Dio. L'uomo di fronte al silenzio di Dio. L'uomo invoca Dio e Dio non gli risponde. Dio non c'è. È assente. È assente o è in silenzio? Questo è uno dei grandi argomenti storici della teologia. Ma in particolare è un testo che fa comprendere sul piano filosofico il confronto tra gli infiniti campi della libertà umana e la natura profonda del potere. Quindi in questo devo dire che ricorda l'Antigone di Sofocle, che vedremo, perché c'è proprio, come dire, il conflitto tra l'uomo e le possibilità di governo dell'uomo, che non sono necessariamente negative, ma sono una necessità con la quale fare i conti. E infatti, per affrontare la leggenda del grande inquisitore, dobbiamo munirci di altri, almeno altri due classici, che sono questi: Il principe di Machiavelli e Il Leviatano di Thomas Hobbes, 500 e 600. Ora, il fatto si svolge nel 500. Si svolge nel 500 a Siviglia. Perché a Siviglia? Perché all'epoca la corona di Spagna saldava in sé il potere dell'Inquisizione cattolica con la forza dello Stato, con il potere dello Stato. Inquisizione cattolica, potere ecclesiale e potere dello Stato in qualche modo erano fusi in uno. Bene, e l'ateo Ivan Karamazov, uno dei due fratelli Karamazov, narra la leggenda del grande inquisitore al fratello Alyosha, che invece era credente cristiano, per esporgli i suoi interrogativi su Dio. Ebbene, Dostoevskij scrive: l'epoca più tremenda dell'Inquisizione, allorché in gloria di Dio si accendevano quotidianamente in quel paese i roghi e gli uomini, prosegue Dostoevskij, da 15 secoli pregavano il Signore di manifestarsi a loro. 15 secoli, siamo nel 500. Io alterno la lettura al testo, un po' di parafrasi e l'interpretazione, faccio un po' a salti. Che succede? Cristo torna sulla terra. Lo aveva preso il desiderio di visitare i suoi figli, e proprio là dove stavano crepitando i roghi degli eretici. Cristo decide di tornare dopo 15 secoli sulla terra, e dove sceglie di arrivare? Lì dove stanno ardendo i roghi degli eretici. Passa ancora fra gli uomini in quella stessa forma umana in cui si era girato fra loro per 33 anni, 15 secoli prima. Allora, Cristo appare in silenzio, dopo che un centinaio di condannati per eresia erano stati bruciati vivi in piazza a Siviglia, per decreto di chi? Per decreto del grande inquisitore, eccolo qua. Il cardinale grande inquisitore, mirabilmente descritto da Dostoevskij, che lo descrive così: un vecchio di quasi 90 anni, alto e diritto, col viso scarno, gli occhi incavati, dei quali tuttavia brilla ancora come una favilla lo sfolgorio dello sguardo. Due righe, magnifico. Le genti nella grande piazza che assistono ai roghi riconoscono Cristo. Si protendono a lui, lo circondano, gli si addensano intorno e lo seguono. E lui rimane in silenzio, Passa con un lieve sorriso di infinita pietà e tutti gioiscono nel vedere, nel poter riconoscere, nel poter cogliere Dio coi propri sensi. Chi è che riesce a cogliere Dio coi propri sensi? Ricordiamo che
Sant'Agostino disse che la fede è l'argomento delle cose che non si vedono e che quindi cogliere Dio e i propri sensi è un vero e proprio miracolo. Questo è tra l'altro un argomento che attiene il credere e non credere, che riguarda il credere o non credere in Dio, in qualunque Dio, che vedremo in una successiva puntata a proposito della morte di Dio elaborata da Nietzsche, pensata da Nietzsche, e in relazione a un grande classico della cinematografia questa volta, e cioè il settimo sigillo di Ingmar Bergman. Lo vedremo. In quel momento, mentre passa Cristo in silenzio e sorridente tra la folla, con un lieve sorriso di misericordia, in quel momento entra nella cattedrale il piccolo feretro di una bambina morta. Questa bambina era figlia di un notabile, di un grande personaggio, di un gran signore di Siviglia. Gesù la vede, vede questa bara, la osserva, compie il miracolo e la risuscita. Dopo il miracolo, quando la bambina si solleva dalla cassa, arriva il grande inquisitore, che vedendo Cristo si rabbuia. Questo cardinale, negli occhi di questo cardinale si accende la rabbia. Si accende la rabbia, il rancore, e subito ordina alle guardie di arrestarlo. Un cardinale che ordina di arrestare Gesù Cristo. E il popolo, da che era festante, subito cala in un silenzio sottomesso, soggiogato. Odioso, no? Piegandosi all'ordine dell'inquisitore. Cioè in quel momento il popolo ha più paura del cardinale inquisitore che di Gesù Cristo in persona. E Cristo viene condotto nelle carceri del tribunale. Qui cosa viene in mente? Vengono in mente le parole di Gesù Cristo: date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Rendete dunque a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Perché qui il cardinale inquisitore le sconfessa. Cioè in questo momento è il potere ecclesiale che si fa Cesare. Quindi non c'è la scissione tra i poteri. Ed è tanta la condanna, ed è tanta, come dire, la riprovazione, la denuncia di Dostoevskij, che addirittura fa arrestare da un cardinale Gesù Cristo. La scelta di Dostoevskij di individuare un cardinale che arresta Cristo è una potente denuncia contro la mancata scissione dei poteri, laicità. E c'è anche un tratto di macabra ironia in qualche modo, perché nel momento in cui Cristo è condotto via dalle guardie, il cardinale benedice la folla con la croce. Quindi è semplicissimo il racconto e per questo è grande. Per questo è grande. E qui c'è tutto, come dire, tutto l'anticlericalismo, ma non come possiamo pensarlo noi così, in modo semplicistico. C'è tutto l'anticlericalismo del cristianesimo. Anticlericalismo e cristianesimo non sono opposti, sono sinonimi. Si muovono dalla stessa parte. Perché molto in breve, il clericalismo che cos'è? È scambiare Dio con l'istituzione ecclesiale. Quando io rendo troppo sacra l'istituzione, che è un fatto umano, quando io penso che dentro l'istituzione ci sia il volto di Dio e che Dio non sia ben oltre l'istituzione, allora sono un clericale. Cioè stabilisco un'idolatria, faccio l'idolo dell'istituzione. E questo non vale solamente per la Chiesa, per le chiese, per le religioni. Vale per qualunque cosa, anche per le ideologie, per un'idea politica, per un'idea scientifica, per un parere estetico. Quando uno si fissa e fa l'idolo di un'idea, di un'istituzione, di un fatto, è un clericale, è tecnicamente un clericale. E qui entriamo già nel campo politico, filosofico-politico. Filosofico-politico che vuol dire? Filosofico-politico vuol dire chiedersi perché della politica. Della politica. Che cos'è la politica? È il possibile rapporto tra gli uomini. Stabilire il possibile rapporto tra le libertà degli uomini. Il cardinale, quella notte stessa, entra nella cella e parla al Cristo. Sei tu. Ma Cristo non emette un suono, rimane in silenzio, un silenzio che è indotto dallo stesso inquisitore, che gli dice: non rispondere, taci.
E cosa mai potresti tu dire? So fin troppo bene cosa diresti. Ma tu non hai neppure il diritto di aggiungere qualcosa a quello che già è stato detto da te. Tu sei venuto qui 1500 anni fa. Tutto quello che dovevi, che potevi dire l'hai detto. Ma tu non hai neppure il diritto di aggiungere qualcosa a quello che è già stato detto da te. Perché dunque sei venuto a darci impaccio? Ma sai cosa avverrà domani? Domani stesso io ti condannerò e ti brucerò sul rogo come il peggiore degli eretici. E quello stesso popolo che oggi baciava i tuoi piedi, domani, a un mio semplice cenno, si precipiterà ad accostare le braci al tuo rogo. Rimando all'antropologia. Che cosa sono gli uomini? Che cosa sono gli uomini? E qui parte una sorta di accusa di Dostoevskij, del cristiano Dostoevskij, alla Chiesa Cattolica organizzata. Io parafraso, quello che dice Dostoevskij. Tutto è stato trasmesso da Gesù al Papa, al primo Papa, a San Pietro. Questa pietra fonderà la mia Chiesa. Tutto è stato trasmesso da Gesù al Papa quando Gesù giunse sulla terra. Da che sorse la Chiesa, tutto è nelle mani di un Papa. Gesù pertanto può fare a meno di tornare e quindi di impicciarsi. Se ha lasciato un'eredità, perché tornare a impicciarsi ancora? Qualunque cosa Cristo aggiunga, ora sciuperebbe la libertà che donò all'uomo 15 secoli prima. La libertà. E siccome la libertà è il primo dono che Dio dà all'uomo, questo si vede molto bene in Dante. Cioè la libertà giunge immediatamente da Dio. Prima ancora della vita. Cioè il vero dono che Dio dà all'uomo è la libertà. Scrive Dostoevskij, la libertà era cara a te Gesù, sopra ogni altra cosa. Cioè, Gesù è venuto sulla terra per liberare l'uomo, per introdurre nella storia la libertà. Non occorre che ti impicci ancora. E Gesù ascoltava il cardinale. Ascolta il cardinale ancora in silenzio, ma in un silenzio distaccato, in un silenzio senza risentimento. E Dostoevskij insiste sullo sguardo di Gesù. Dostoevskij insiste molto sullo sguardo di Gesù, contrapposto agli occhi fulgenti, ma aggravati dal peso della vecchiaia di questo cardinale, il quale più volte dice che l'uomo è un ribelle. Dice che l'uomo è un ribelle, ma è terrorizzato dalla libertà. Io sono un ribelle, ma sono terrorizzato dall'essere libero, quindi, conseguenza, voglio essere sottomesso. Ma se sono un ribelle, come faccio a essere sottomesso? E qui la grande contraddizione dell'uomo, secondo il cardinale. E la libertà portata da Gesù, l'uomo l'ha deposta ai piedi dell'autorità. Gesù ha introdotto la libertà. Io uomo l'ho presa, ma subito, perché sono terrorizzato dalla libertà, non ho fatto altro che cercare un'autorità sotto i piedi dei quali sottometterla. Di più, il cardinale, come dire, non fa la parte del cattivo dal suo punto di vista, perché, come dire, sostiene che si contrappone a Cristo dicendo che è lui stesso, togliendo la libertà agli uomini, recependo la libertà degli uomini, li rende felici. Cioè, io in realtà, cardinale, togliendo la libertà agli uomini, sono buono, perché li rendo felici, obbedisco a ciò che la loro natura profonda detta loro. E anzi, riservo a me l'infelicità, volendo la loro libertà, custodendo la loro libertà con la catena del potere, prendo su di me l'infelicità, quindi sono io dalla parte del giusto, no tu Cristo. E quindi io porto il fardello della responsabilità, non gli uomini. Questa è proprio una corruzione, tecnicamente una forma di corruzione. La corruzione non è tangenti e basta, eh? La corruzione è tante tante cose. La corruzione è quando tu sei convinto che il tuo agire distorto, corrotto, sia effettivamente giusto e ti convinci di questo e ti corrodi all'interno di questa stanza mentale chiusa che ti fai.
che ti fai? Infatti, quando noi rimaniamo in tanti dentro una stanza chiusa senza finestre, che cosa diciamo? Che l'aria si corrompe, l'aria si vizia, cioè si corrompe. Suona qualche campanello per capire perché utilizziamo una parola che riguarda tutto sommato la fisica, la biologia, e la utilizziamo anche per un reato. La corruzione, questo è. C'è questo in comune, alla radice. Ebbene, il diavolo ricorda il cardinale ricorda il diavolo. Il terribile e ingegnoso spirito, spirito dell'autodistruzione e del non essere, il diavolo. Che cos'è il non essere? Il nulla. Il diavolo che nel deserto tentò Cristo offrendogli le chiavi del dominio su ogni cosa, le tentazioni di Cristo nel deserto. Io, diavolo, ti tento per offrirti il dominio della terra. Il diavolo a Gesù: converti le pietre in pani, disse a Gesù nel deserto. Se farai questo, ti converrà e il popolo, cioè l'umanità, ti correrà dietro come un gregge di pecore, dignitoso e obbediente. Sei anche in continua trepidazione che tu ritragga la mano tua e vengano sospesi i tuoi pani. Gesù respinse la tentazione offertagli dal diavolo, perché non vuole toccare il primato della libertà, non vuole privare l'uomo della libertà. E quindi, come dire, rifiuta un facile dominio, rifiuta che si creda in lui barattando un potere in qualche modo con i beni terreni. Ma l'uomo, dice il cardinale, è per sua natura, ripete, il cardinale spesso ripete questa cosa: l'uomo per sua natura è un vigliacco, e quindi pur di ricevere il pane preferisce essere schiavo. Il pane, panem et circenses, no? Tu dai il pane all'uomo e te lo compri, ma rimane un ribelle l'uomo. Quindi è qui l'abilità dell'uomo di potere, secondo il cardinale. E continua: per le decine di migliaia che verranno a te in nome del pane celeste, cosa ne sarà di quelli che a milioni non riusciranno ad anteporre il pane celeste al pane terreno? Tu, offrendo il pane celeste, cioè la libertà, prima che del pane terreno, riuscirai a conquistare a te qualche migliaia di personaggi. Mentre invece il grosso, la stragrande maggioranza dell'umanità vuole quello terreno. E quindi che cosa ne sarà di questi milioni che preferiscono il pane terreno? Ed è così che noi, continua l'inquisitore, aboliremo la libertà di tutti e lo faremo con loro ristoro, cioè li aiuteremo, perché essi nulla ritengono più insopportabile della libertà. E così noi, con loro gioia degli uomini, instaureremo il dominio su di essi, dicendo, tra l'altro, e qui è un fatto tra l'ironico, il sarcastico e il tragico, diremo che questo dominio lo stabiliamo in nome di te, Cristo. Noi togliamo la libertà all'uomo, lo rendiamo felice perché gli diamo il pane, il pane terreno, che non significa semplicemente solo il pane, significa i beni terreni, gli diamo un ordine in qualche modo, e questo potere che noi stabiliamo lo proclamiamo in nome di Gesù Cristo. Vi do la contraddizione. E li inganneremo, perché non ti permetteremo di avvicinarli più. Noi ci posizioneremo tra te e gli uomini, stabiliremo questo dominio, annunciando agli uomini che noi lo rappresentiamo in tuo nome, ma ti teniamo lontano dagli uomini e loro da te. Quindi c'è, come dire, c'è un conflitto sostanziale tra potere, rappresentato dal cardinale, e la libertà, rappresentata da Cristo. E Dostoevskij scrive: non c'è preoccupazione più assillante e più tormentosa per l'uomo, non appena rimanga libero, che quella di cercarsi al più presto qualcuno innanzi al quale inginocchiarsi. Ripete. E tu, Gesù, sapevi, tu non potevi ignorare questo segreto della natura umana, ma tu hai rigettato l'unica assoluta bandiera che ti veniva proposta per costringere tutti a genuflettersi a te. Tu sei venuto a portare la libertà, ma tu non potevi
ignorare che l'uomo vuole essere in realtà schiavo perché è terrorizzato, preferisce essere schiavo piuttosto che affrontare da solo il fardello della libertà. E quando il diavolo nel deserto ti ha offerto le chiavi del mondo, tu le rifiutate. La bandiera del pane terreno, e l'hai rigettata in nome della libertà e del pane celeste. Il pane celeste. E tuttavia c'è di più, perché l'uomo preferirà annichilarsi, rendersi nulla, dice l'inquisitore, se non gli si prospetta un fine per il quale vivere. Io voglio il pane terreno, ma se non ho un senso nella vita, preferisco addirittura non riceverlo questo pane terreno. Perché questa cosa conta più di ogni pane. Per questo il cardinale dice: non basta dare all'uomo il pane terreno, bisogna anche dominare la sua coscienza, perché l'uomo, la coscienza dell'uomo vuole il pane, è un ribelle, è un vigliacco, cioè l'uomo è questo e altro, bianco e nero, ma occorre dominargli la coscienza, altrimenti lui non vedrà mai un senso nella propria vita, altrimenti si farà sedurre da altro. Se io non domino la sua coscienza, non controllo la sua coscienza, l'uomo si farà sedurre da altro. E il cardinale afferma che Dio, cioè Gesù, ha donato la libertà di coscienza all'uomo, ma al tempo stesso gli ha donato il maggiore tormento, perché la libertà di coscienza non è mica uno scherzetto, è un grande tormento. Quindi ha agito contro la sua creatura prediletta. Di fatto Gesù, dando all'uomo la libertà, gli ha donato il suo più grande tormento, e quindi alla resa dei conti ha agito contro la sua creatura prediletta, l'uomo, come se non l'amasse affatto. E in questo modo, dice il cardinale, caro Gesù, hai posto i fondamenti per la distruzione del tuo proprio regno. Un dono che è avvelenato, secondo il cardinale, un dono che Dio dà all'uomo, ma che è avvelenato. E tu stesso, Dio, hai donato agli uomini qualcosa che distruggerà il tuo regno, quello del pane celeste. Pane celeste significa la libertà dell'uomo. Ok? E qui un pezzo fondamentale. Il cardinale afferma che sono tre le forze in grado di soggiogare per sempre la coscienza degli uomini. Come riusciamo a soggiogarlo, l'uomo? Questo non vale solamente per i cardinali, vale per i politici, per il marketing, per la pubblicità, per i social media, vale per tutto. Come riusciamo a soggiogare la coscienza degli uomini? Che il cardinale chiama sempre impotenti ribelli, impotenti perché vigliacchi, ma riottosi. E tuttavia aggiunge che questo dominio lo dobbiamo affermarlo per la felicità dell'uomo, no? Perché se la prende lui la responsabilità di controllarli, povero. Qualunque potente pensa così. Ma attenzione, il potere è una cosa necessaria, non è semplicemente, appunto, non è una cosa solo negativa. Se io vado in macchina, c'è un potere che mi dice fermati al semaforo, perché se non mi fermo al semaforo faccio un incidente. Quello è un potere. Anche perché i poteri occupano sempre gli spazi, quindi se non c'è lì un semaforo, prima o poi io entrerò in conflitto con qualcun altro che vuole passare dall'altra parte e me lo farà assaggiare lui il potere che vuole affermare su di me. Quindi è una questione di gradazione dei poteri e della possibilità che ha l'uomo di rispondere al potere. Ecco perché è fondamentale la divisione dei poteri dentro uno Stato, per esempio, perché i poteri si devono controllare a vicenda, perché hanno la continua e perenne tentazione e ambizione, anche comprensibile, anche giusta, di prevaricare, di allargarsi. Quindi ci vuole qualcos'altro che li blocchi, senza però intoppare il meccanismo. Divisione dei poteri, grande tema della filosofia politica moderna. Quali sono allora queste forze per soggiogare la coscienza degli uomini? 1. Il miracolo. 2. Il mistero. 3. L'autorità. Io mi devo avvicinare agli uomini facendo miracoli, compiendo miracoli, con autorità, per far loro paura, e in modo misterioso. In modo misterioso. Perché ricordiamo che, e qui apro una piccolissima parentesi, la matrice prima, la sostanza primaria della tragedia greca è il dubbio, perché gli dei greci parlano doppio, e la parola doppia è l'atteggiamento ambiguo
che crea la tragedia. La tragedia nasce dall'ambiguità, non dal male chiaro e frontale. La tragedia nasce da qualcosa che non è chiaro. Il dolore spesso nasce da questo. Miracolo, mistero e autorità. E Gesù le rifiutò tutte. Gli sono state offerte dal diavolo. Gesù non le ha volute. I miracoli li fece, ma fondò la fede in lui non sul miracolo, ma sulla libertà. Scegli di credere in me. Scegli di credere in me. E tuttavia il cardinale, che è uomo politico, è persuaso, è fermamente persuaso e convinto che gli uomini non cercano Dio, non cercano la libertà, ma i miracoli. E mancando loro quelli di Dio, essi si affideranno, come si affidano, e c'ha ragione qui il cardinale, a quelli del ciarlatano, del mago, della fattucchiera, diverranno superstiziosi. Secondo il cardinale, l'uomo è essere vile, debole, schiavo, ma costituzionalmente ribelle. E qui ricorda l'antropologia classica stabilita da molti pensatori, ma ne prendiamo uno in particolare, grandissimo, Machiavelli. Abbiamo detto all'inizio che nel Principe, nel capitolo 17, che si chiede se sia per un principe, per chi comanda, se sia più conveniente essere amato o temuto. È più conveniente essere temuto, secondo Machiavelli. Machiavelli scrive: gli uomini hanno meno rispetto a offendere uno che si facci amare che uno che si facci temere, perché l'amore è tenuto da uno vincolo di obbligo, il quale, per essere gli uomini tristi, da ogni occasione di propria utilità è rotto. Ma il timore è temuto da una paura di pena che non abbandona mai. Questo è l'italiano del 500. Che cosa significa? È più conveniente a chi governa, a chi detiene il potere, essere temuto, perché l'amore è fuggevole. Se ne va. E visto che gli uomini sono dei miserabili, praticamente, secondo Machiavelli, nel momento in cui a me, innamorato, diciamo, ecco, conviene non esserlo più, essendo io miserabile, lascio questo amore. Ma il timore resta, la paura resta. Il timore è tenuto da una paura di pena che non ti abbandona mai, secondo Machiavelli. Ergo, a chi comanda, al potere, serve essere temuto. Machiavelli è il cardinale che parla un po' come Machiavelli. Ma attenzione, Machiavelli non era cattivo. Machiavelli osservava la politica, in particolare la politica del 500, che era un bagno di sangue. La politica è sempre stata un bagno di sangue. Ma sangue e non sangue, perché il conflitto è il conflitto. Sangue materiale o no. Ma vedendola in faccia, tratteggia il campo della politica così come in qualche modo lo definisce questo cardinale. Quindi torno a dire che non è solamente una questione di chiesa, è una questione di stabilire ogni potere, di vedere la natura di ogni potere. E noi, dice il cardinale, insegniamo non l'amore ma il mistero. Machiavelli, il mistero. Noi abbiamo emendato le tue gesta, Cristo, e le abbiamo dato per fondamento il miracolo, il mistero e l'autorità. E gli uomini si sono rallegrati che di nuovo li conducessero con un gregge, e che dai loro cuori, di nuovo dopo che sei venuto sulla terra, da che prima li conducevano come pecore, sei venuto sulla terra, li hai liberati, ma poi dopo, quando te ne sei andato, sono tornati pecore, e hanno trovato comunque un pastore che li conducesse come pecore, tra di loro, pastore tra di loro. E gli uomini si sono rallegrati che di nuovo li conducessero come un gregge e che dai loro cuori fosse stato tolto finalmente un dono tanto tremendo che aveva arrecato loro tanto tormento, la libertà. Abbiamo avuto ragione di insegnare e di agire così? Noi? Non abbiamo forse amato noi altri l'umanità riconoscendo la sua impotenza, alleggerendo il suo fardello e permettendo alla debole natura umana, sia pur di peccare,
ma col nostro permesso? A che dunque sei venuto Cristo ora a darci in paccio? E che vuoi tu che in silenzio intensamente mi guardi coi dolci occhi tuoi? Adirati pure, non voglio io l'amor tuo, perché dal canto mio io non ti amo. Queste sono le parole del cardinale, che è molto sincero, in questo. Si sta confessando il cardinale, suo malgrado, forse non lo avverte neanche. Ha questo atteggiamento di grande fierezza, addirittura sfida Dio, Cristo, nella comprensione dell'uomo. Ma in fondo si sta confessando. E qui arriva la rivelazione, il cupo segreto di seguire il diavolo. Dice Dostoevsky: sarei io a nasconderti il segreto nostro? Ecco il nostro segreto. Già da gran tempo noi non siamo con te, Cristo, ma con lui, diavolo. Sono ormai 8 secoli. Sono 8 secoli che noi seguiamo il demonio e non te. Ma pensare che tu avresti potuto fin da allora perdere la spada di Cesare. Perché rifiutasti questa spada di Cesare? Spada, io me ne sono portata una perché ogni tanto, quando uno studia, ha bisogno di vedere in faccia le cose. Eccola qua. Questa è una spada vera. Bella, no? Interessante. Perché rifiutasti la spada di Cesare? Tu avresti realizzato tutto ciò che l'uomo cerca, e cioè dinanzi a chi genuflettersi, a chi affidare la propria coscienza, in che modo, infine riunirsi tutti in un comune formicaio. Che cosa viene in mente? La massa. I totalitarismi che cosa ricordano? L'uomo ridotto a formicaio, a massa. E oggi i mass media? L'uomo come massa annienta la personalità del singolo uomo, che è lì che si deve annidare la libertà. La massa è un'altra cosa rispetto al popolo. Il popolo è una parola nobile, la massa no. C'è una bella differenza tra massa e popolo, attenzione. Le parole sono importanti, il pensiero è nelle parole, ecco perché è importante non corrompere il linguaggio, anzi ampliarlo il più possibile per essere più precisi, perché senza la parola non c'è il pensiero. Gesù non ha accettato il mondo e la porpora di Cesare in nome della libertà. Se lo avesse fatto, dice il cardinale, se lo avessi fatto, tu avresti fondato un reame universale e dato a tutto il mondo la pace. Cioè il cardinale, dal punto di vista, come dire, della gestione del governo degli uomini, pensa che la pace tra gli uomini può giungere solamente con quella forma di potere lì. Non è dando loro la libertà. La libertà significa creare il caos. Se io potente, prendo a me tutte le vostre libertà, è in questo modo che creo la pace. E vi devo tenere anche sotto dal punto di vista della vostra coscienza, con il miracolo, l'autorità, come abbiamo detto. E il mistero. Il cardinale dice di aver impugnato quella spada di Cesare, quindi. E qui viene in mente Hobbes, grande pensatore del 600 inglese, il Leviatano. Ci sono due grandi opere di Hobbes, il Decive e il Leviatano. Il Leviatano, a un certo punto, Hobbes descrive che cos'è il Leviatano. Il Leviatano è, scrive Hobbes, attraverso questa autorità di cui è stato investito da ogni singolo individuo nello Stato, cioè gli uomini danno i propri diritti naturali a questo potere, li cedono, cardinale, datemi le vostre libertà, date tutte a me le vostre libertà, che le tengo io, che io le so gestire. Voi tenetevi il pane terreno, datemi le vostre libertà, così vi darò la pace. E io soffrirò a tenermele queste libertà, perché sopporterò il fardello del potere. Ecco, attraverso questa autorità di cui è stato investito da ogni singolo individuo nello Stato, è in grado, Leviatano, di usare tanto potere e tanta forza che gli è stata conferita, sì, da piegare col terrore la volontà di tutti e fare in modo da rivolgerle al mantenimento della pace interna e all'aiuto reciproco contro i nemici esterni. Io, il potente, il governante, prendo tutte le vostre libertà, tutti i vostri diritti naturali, libertà, proprietà, vita, cioè, per tenervi in pace, per darvi il pane terreno. Thomas Hobbes, teorico, massimo teorico dell'assolutismo monarchico. Siamo nel 600. Siamo nel 600 tumultuoso, c'era cioè un clima di rivoluzione in Inghilterra, in Europa.
non si andava molto per il sottile allora, eh? Non c'erano le manifestazioni di piazza, ci si tagliava la gola. Ma il cardinale, ma credo o non crede in Dio? Secondo Alyosha, uno dei due fratelli Karamazov, quello credente, il cardinale non crede in Dio. Sicuramente non lo segue, ma lo proclama. Perché lo proclama? Abbiamo detto che lo proclama perché proclamarlo serve a tenere sotto gli uomini. Ma questa domanda non è. A questa domanda Dostoevskij non risponde. La tiene aperta, il cardinale crede o non crede in Dio. La pone, quindi allarga il pensiero di chi legge, ma non dà la risposta, cioè la ricerca è aperta. Anche perché su questa ricerca pesa il silenzio di Cristo. Cristo rimane in silenzio. Al cardinale piacerebbe che quello, che Cristo, in qualche modo, dopo tutto questo pistolotto, reagisse, lo condannasse, gli dicesse qualcosa di tremendo, di amaro. Ma Cristo, in silenzio, scrive Dostoevskij, si appressa al vecchio e lievemente si alza. Lievemente lo bacia sulle sangue labbra dei novantenne. Questa è la risposta di Cristo. Non ricorda un po' il silenzio di Cristo davanti a Pilato? Un po'. Ecco la tua risposta. Il vecchio sussulta, un fremito contrae gli angoli delle sue labbra, si dirige alla porta, l'apre e gli dice. Ed ecco la reazione del cardinale, improvvisa. Si dirige alla porta. Ricordiamo che siamo in una prigione, eh? Apre il cardinale e dice a Gesù, va e non venire più, a nessun costo, mai più, non tornare più a darci in pace, vattene però. E lo fa scivolare verso gli oscuri meandri della città. Lo libera, lo fa evadere. E il prigioniero si dilegua, prigioniero con la P maiuscola, eh? Che è Gesù Cristo. Al cardinale quel bacio brucia in cuore, ma rimane fisso nell'idea di prima. Corruzione, ricordiamo, rimane fisso nell'idea di prima. Cioè, secondo il cardinale, la vita va così. Gli uomini sono questo. Machiavelli. Sono vigliacchi, ribelli, ma schiavizzati da se stessi. Hanno il terrore della libertà. Il ferretto della... Che si vedrà anche nel pensiero successivo a questi grandi teorici della crudezza della politica. Si vedrà anche nei teorici del liberalismo, dei cantori della libertà, della democrazia. Cioè, la cosa più difficile da sopportare è la libertà. Anche se, tra parentesi, Dante, si vede chiaramente in Dante, nella Divina Commedia, la libertà è appunto il primo dono donato da Dio. E Dostoevskij è d'accordo con Dante, perché l'abbiamo detto prima, no? Il bacio è un gesto ambiguo? No, è aperto, è perché rimane, come dire, crea spiegazioni, non è una semplice assoluzione, non è un vogliamoci bene finale, il cardinale si converte, no, assolutamente no, sarebbe banale. Rimane tutto lì, il cardinale lo libera, ma rimane stabile nella sua idea. E Cristo continua a rimanere in silenzio, ma questo silenzio è un silenzio, cioè Cristo sta obbedendo di fatto al cardinale, come dire, torna qua e non aggiungere altro per non darci in pace, no, è una risposta a questo silenzio di Cristo. D'altra parte, altro grande filosofo, Pascal, da qualche parte ha scritto che nella fede come nell'amore il silenzio è più eloquente delle parole. Ma questa leggenda del grande inquisitore supera l'argomento della fede, della non fede, dei campi della politica, della libertà dell'uomo, delle infinite aspirazioni della libertà dell'uomo. Come si vede, la leggenda del grande inquisitore definisce una straordinaria molteplicità di argomenti tra il potere, la religione, tra l'umano e il divino, tra la politica e le fedi, tra le necessità di governo, perché gli uomini vanno governati, noi dobbiamo essere governati, eh? Abbiamo bisogno delle leggi in Parlamento per dire no, il potere non è necessariamente dittatoriale, giusto? C'è bisogno di un ordine, Montesquieu, la libertà è nelle regole, non è così, libertà, se no sarebbe licenza fare quello che ci pare. E prima o poi se tu fai quello che ti pare arriva un altro che ti dà un pugno in faccia, è altro che libertà. Però appunto tra umano e divino, tra politica e fedi, e quindi la leggenda è un colossale
fondamento per comprendere la laicità, contro ogni potere, tutti i poteri, anche quelli che non riconosci, anche quelli silenziosi, non solo quello religioso. Ecco perché io dico che il clericalismo non riguarda solamente le chiese o la Chiesa cattolica, eccetera. Il clericalismo è un atteggiamento mentale. Ma per restare alla Chiesa, questo racconto ammonisce gli uomini di Chiesa, anche se tutti i potenti della terra, come vedremo in Antigone, Creonte, ci sarà il conflitto tra il re di Tebe, Creonte, e la donna Antigone, tra leggi morali, uomo, la persona, e necessità del potere. Lo vedremo più avanti. Molto, molto simile la leggenda del grande inquisitore con l'Antigone di Sofocle, tragedia. È un ammonimento agli uomini di Chiesa per non interpretare in modo assoluto il loro ruolo, per non essere clericali, per non interpretare l'istituzione nella quale si trovano come Dio stesso, come se fosse essa Dio. Tu stai sotto Dio. Il tuo potere è limitato. Vedete, per esempio, faccio un esempio rapido, la rinuncia al pontificato di Benedetto XVI. Io non sono Dio in terra, io sono il servo dei servi, sono un'altra cosa, quindi a un certo punto posso anche rinunciare. Non sono Dio in terra. Ok? Non sono un faraone, per così dire. E che cosa sta dicendo Dostoevskij? Che la libertà dell'uomo va ben oltre qualunque potere. Quando il potere, pensiamo Kim Jong-un, pensiamo oggi in Corea o qualunque altra forma di potere che ti viene da qualunque parte, perché siamo circondati dai poteri, anche quelli buoni, si mette su di te come se fosse l'unico orizzonte possibile, tu puoi sempre alzare la testa oltre questo orizzonte appellandoti al cielo, diceva Locke, appellandoti alla libertà, che sia un ideale, che sia una fede, che sia un ragionamento. Il ragionamento è il pensiero. Quindi Dostoevskij allarga enormemente il campo delle libertà come elemento esistenziale della condizione umana oltre ogni potere. E la prossima volta vedremo appunto La morte di Dio e la metteremo, quel film che abbiamo detto, Ingmar Bergman, e lo metteremo in relazione anche a un capolavoro di Michelangelo. Che c'entra, c'entra, c'entra. Grazie.